È arrivato il quinto pareggio di fila, cioè 5 partite, tutte diverse, 5 punti, 5 pareggi. Questa volta è arrivato con il Parma, una gara con una squadra tutto sommato del nostro livello, che punta alla promozione in Serie A più o meno come noi, a livello di organico siamo lì, e sul campo diciamo che si è visto questo equilibrio secondo me, perché non si può dire che una squadra abbia surclassato l'altra a livello di gioco. Sì, il Parma forse qualche occasione in più l'ha avuta, ma Cagliari non ha demeritato il pareggio. Il fatto è che nessuna delle squadre ha meritato la vittoria e il Cagliari non ha meritato la vittoria, secondo me, oggi. Sì, poteva arrivare un episodio, così come è arrivato il gol del pareggio, un episodio, una giocata del singolo, poteva arrivare il gol del Cagliari, così come poteva arrivare il gol del Parma, chiaramente. Però se ci soffermiamo sempre lì, cioè sul fatto che il primo tempo non lo giochiamo. Il primo tempo non lo giochiamo, ragazzi. Cioè, anche oggi, così come a Frosinone, Frosinone poi è diverso, vabbè, con Frosinone abbiamo segnato, poi ci siamo addormentati. Però oggi con il Parma non abbiamo iniziato benissimo, anzi non abbiamo proprio iniziato, cioè i primi 10 minuti il Parma ci ha messo sotto subito. Abbiamo avuto quella mezza occasione, anzi forse quella grande occasione con Nandez per passare in vantaggio. Non sfruttata, ma anche per una grande parata di Cicci Zola. E poi, giustamente, il Parma ha avuto molte più occasioni di noi nel primo tempo ed è arrivato il gol proprio nel finale. Gol meritato. Ma perché noi, ragazzi, il primo tempo non li giochiamo. Cioè, il primo tempo nel Cagliari era abbastanza ridicolo, secondo me, perché sì, a parte l'occasione di Nandez, ma non c'era. Arrivavano sempre prima loro sulle seconde palle, sul gioco aereo, sui contrasti, arrivavano sempre prima. Cioè, non va bene. Non va bene. È da un po' di settimane che lo stiamo dicendo, da quando è iniziata questa pareggite ormai, che il Cagliari di primo tempo non lo gioca, o almeno lo gioca a pezzi, lo gioca a sprazzi. Nel secondo tempo invece siamo rientrati in campo con una gran voglia. È arrivato il gol su un episodio, perché è arrivato il gol su un episodio, un errore di Cicci Zola, siamo riusciti a trovare il pari, e poi magari saremmo anche potuti riuscire a passare in vantaggio, perché la Padula ha avuto un'occasione, anzi più di una, la Padula ne ha avuta, Pavoletti ne ha avuto un'altra, e Cicci Zola comunque che non mi sembra tutta questa affidabile. Ha fatto un rinvio ambiguo e Nandez a momenti segna di pallonetto, cioè sono tutte cose anche lì che devi valutare. Non sto dicendo che il Cagliari abbia giocato benissimo e che abbia meritato la vittoria, perché secondo me il Cagliari oggi non l'ha meritata, così come il Parma non l'ha meritata. Questo è un pareggio giustissimo. Forse tra i 5 pareggi che abbiamo fatto, questo è il pareggio più giusto che si poteva fare. Cioè è il pareggio più corretto, perché alla fine occasioni da una parte e dall'altra, forse un po' più verso il Parma, ma alla fine, cioè, la partita è stata questa. Momenti in cui il Parma attaccava bene, momenti in cui il Cagliari spingeva alla grande, che poteva finire in qualunque modo. Tra i migliori, anzi, partiamo dai peggiori. Partiamo dai peggiori perché Viola, diciamo che ha un po', sta continuando così come da Frosinone il suo momento negativo, cioè ha avuto quel picco contro il Suttirol e poi nella partita dopo, che adesso mi sfugge, forse contro il Pisa, dove ha giocato discretamente, poi adesso contro Frosinone e contro il Parma, assolutamente male. Così come abbastanza male, secondo me, nel primo tempo Barreca, che sì, ha fatto lui il cross per l'unica occasione di Nandez, ma è lui che si perde Camarà nel gol dell'1-0. Male Pavoletti anche nel primo tempo, c'è cioè da dirlo, poi nel secondo si è fatto trovare pronto per il gol, ma nel primo tempo non mi è piaciuto, così non mi è piaciuto molto anche la Padula. Diciamo che questo attacco che noi abbiamo sempre desiderato, o meglio, non tutti hanno desiderato, cioè c'erano persone che si interrogavano se la coesistenza di Pavoletti e la Padula nello stesso schieramento iniziale avrebbe potuto dare i suoi frutti. Ha dato i suoi frutti oggi? Nì. Cioè, ci si può lavorare, secondo me, perché questo gioco di Pavoletti che fa da sponda e la Padula che si inserisce dietro non è male.
Non è male. Forse ancora meglio potrebbe essere l'inserimento anche di Lovumba dal primo minuto, che è un altro giocatore rapido che ti si può inserire alle spalle della difesa avversaria e fare tanto tanto bene. Secondo me questo potrebbe essere la chiave. Chi sacrificherei? Forse un centrocampista a questo punto. Non Kurfalidis, perché Kurfalidis anche oggi ha dimostrato di essere veramente un giocatore fondamentale a livello di equilibrio, a livello anche di gestione, di scelte, sempre molto corretto. Non ha rischiato giocate particolari, però forse è meno appariscente rispetto alla gara di Frosinone, Kurfa, però comunque una gara tutto sommato ampiamente sufficiente. E parlando poi anche dei positivi, adesso mi sposto sui positivi. Uno che sicuramente a me è piaciuto veramente tanto è Obert oggi. Obert che, a parte il discorso lancioni, che li ha fatti con una discreta precisione, a livello di marcatura, ragazzi, è stato perfetto, secondo me. Non ha avuto sbavature, così come anche Capradossi non ha avuto particolari sbavature. Certo, quando ti prendi tutti quei tiri in porta, forse la difesa vuol dire che non regge tanto, ma a me non sembra che sia Obert che Capradossi abbiano fatto una partita così di basso livello o almeno da insufficienza, anzi per me sono tutte e due sufficienti. Piuttosto il problema è più un problema di reparti, secondo me, perché spesso c'è troppo spazio tra difesa e centrocampo, o tra centrocampo attacco. Nonostante questo modulo che abbiamo inserito con il rombo a centrocampo dovrebbe darci un po' più di compattezza. Ma questo ovviamente è soltanto sulla carta, sul campo è un'altra cosa e quindi c'è da dirlo. Poi, sempre tornando sui positivi, chiaramente abbastanza bene poi nel secondo tempo Makumbu, secondo me, da quando è stato spostato regista sicuramente è fatto bene, male nel primo tempo da mezzala secondo me, l'ho già detto Viola da rivedere insomma la prestazione, secondo me non ha giocato molto bene, sui terzini l'ho già detto su Barreca, Di Pardo tutto sommato non male, si è trovato a marcare un giocatore secondo me molto forte come Mann. Però lui è stato abbastanza attento, ha fatto una partita comunque discreta, secondo me. Però a discapito dei singoli, ragazzi, cioè, il risultato rimane sempre lo stesso, rimane che abbiamo pareggiato per la quinta volta consecutiva. A Terni adesso si va senza Nandez, tra l'altro, forse anche senza Rog, forse senza Vancosu, chi lo sa. Adesso non mi ricordo perché mi sembra che sia proprio quel match contro la Ternana che è l'infrasettimanale di questa settimana, quindi settimana di questa settimana, vabbè, e comunque ci dovrebbe essere un'infrasettimanale a breve, dovrebbe essere forse quello di Terni, adesso non mi ricordo, però resta il fatto che potremmo andare lì anche senza qualche pedina importante. Inutile dire, cioè adesso è palese dire che dobbiamo andare lì per vincere, perché anche oggi giochevamo per vincere, contro il Frosinone giochevamo per vincere, cioè dobbiamo avere quel qualcosa in più, dobbiamo averci anche quel fattore C che fa sempre comodo, chiaramente. E il fattore C oggi ce l'abbiamo già avuto, eh? Perché se lì Cicciola non avesse scivolato, chissà come sarebbe finita la partita. Però ci serve anche più qualità, più equilibrio e soprattutto più concentrazione. In tutti i 90 minuti, questo l'ho già detto dalla gara di Frosinone, dobbiamo avere più concentrazione, soprattutto più equilibrio tra i reparti, più meno distanza, linee più strette. Perché è così. E poi soprattutto sfruttiamo le capacità migliori dei nostri calciatori. Io non ho capito neanche perché Liverani oggi abbia fatto uscire Nandez, sinceramente, perché in quel momento soprattutto Nandez era un giocatore che stava facendo bene, che ci stava mettendo quei palloni interessanti in mezzo. Hai messo Luvumbo, va bene. Ci sta a far entrare Luvumbo, ma mettilo al posto di un altro centrocampista, giocatela, giocatela a sto punto. Fai uscire a discapito, fai uscire Kurfalides a quel punto, che magari è anche stanco all'80esimo. O magari fai uscire De Jola, vabbè, era entrato. Cioè, non lo so, la gestione dei cambi non mi è particolarmente piaciuta. Io De Jola, cioè Viola, scusate, Viola l'avrei fatto uscire molto prima e l'avrei fatto uscire proprio dalla fine del primo tempo. Cioè, nel secondo tempo avrei subito inserito un altro calciatore che potrebbe essere proprio Luvumbo, Kurfalidis lo adattavi mezzala e Makumbu lo mettevi regista. A quel punto facevi il tuo canonico 4-2-3-1 o comunque 4-3-3 ipotetico con due punte e Luvumbo
magari qualcosina in più a livello di fantasia, a livello di gioco potevi creare. Togliere Nuggets non è una scelta che approvo, così come non la approvo da tantissimo tempo. Cioè, Nuggets è un giocatore che deve giocare 90 minuti in questa squadra, perché anche con una gamba è capace di farti veramente la differenza. Detto ciò, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa partita. Io vi saluto, forza, grazie di sempre e ciao ciao.